esistono davvero persone speciali che lavorano con passione, con dedizione, con amore e con le stesse emozioni si dedicano agli altri in modo tanto onesto e sincero quanto umile. Ecco, proprio così, in silenzio e senza clamore, ogni anno aiuta a crescere quei progetti spesso utopistici che però senza persone come lui avrebbero vita breve. Grazie, Marcello Iannello. Come si chiama questa patologia? Sarcoma in giù. È una neuropatia periferica. L'impulso nervoso parte dal cervello, però nelle mani e nei piedi si perde. Io sapevo che un giorno non avrei camminato più. Avevo paura della sedia a rotelle, oddio. E invece poi con lui abbiamo scoperto che è stata una cosa positiva. Perché? In che senso? Perché ci ha permesso di fare tantissime cose, ci ha dato la libertà che prima non avevamo. Ero felicissima, sembrava di vivere in un film, dico no, questo è un sogno, però ero talmente contenta che non sono potuto dall'inizio alla fine, perché sentivo sempre le spose che dicevano no, non vedevo l'ora che finisse quel giorno, non... ero stanca, mi facevano male i piedi, io questo problema non lo tenevo. Sono una presentatrice, quindi vi chiedo di incoraggiarmi con un grande applauso perché per me è la prima volta. E quindi Mano Mimmo, che è il vero artista che ha spinto e che ha voluto questa serata e che mi ha stimolato e che è con il quale ti ha dedicato una splendida canzone. Sì. Mi ha parlato di te, io subito ho ricollegato a quell'evento al quale ho partecipato, nell'ambito del quale tu mi hai toccato le corde del cuore, come hai toccato le corde di tutti. E poiché, pur essendo io abbastanza rozzo e duro, ho un cuore più tenero di quello che sembra, ovviamente mi sono commosso come tutti, cercavo di schivare gli sguardi di chiunque potesse vedere in questa forte contraddizione della scorzatura e delle lacrime che provavano a uscire, anche gli altri piangevano tutti. Io ho detto vabbè, quindi è fatta. Quindi un altro applauso a Laura che grazie. Ha una grande forza e che nel corso della serata sicuramente come me ho avuto occasione di apprezzare in pochi minuti, apprezzerete voi tutti. Vi racconto un po' della serata, perché il tuo sorriso può cambiare il mondo, nasce per raccontare storie personali o di gruppo, ma mira anche a diventare un format. Per chi non pensa che tutto sia possibile, anche quando la vita sembra che ti abbia fatto uno sgambetto e tu sei lì e vuoi rialzarti e cerchi qualcuno che ti tenda la mano. E noi vogliamo raccontarvi le storie di chi è riuscito ad alzarsi, di chi ha teso la mano, e vogliamo raccontarvi di quei sorrisi che lasciano il segno e quei sorrisi che noi speriamo che possano contagiare di allegria almeno un po' questo mondo. E quindi partiamo con la prima storia, che è la storia del Basket Forever. Forever anymore. Oh,
Allegria. In questa realtà io voglio chiamare qui sul palco il coach per eccellenza, colui che ha messo anima, corpo e cuore in questo progetto. Quindi chiamo Nicola Santoro. E intanto ne approfitto per ringraziare il sindaco che è qui con noi, Paola Villa, e facciamo anche tanto un microfono a Massimo questa sera. Eccoci. Buonasera a tutti, scusate per l'attesa. Bene Nicola, io so che quest'anno è stato per voi l'anno della consacrazione, avete fatto tantissime cose, ce ne parli un po'? Sì, ogni anno per fortuna nostra, ma soprattutto per i ragazzi, stiamo avendo sempre più soddisfazioni. Siamo stati a Milano, abbiamo fatto tantissime cose, non ultima siamo stati a fare un torneo, il primo torneo nazionale per ragazzi cromosoma 21, ci siamo confrontati con i ragazzi di Oristano, Civitanova Marche, e ci sta l'allenatore della nazionale italiana Down, che è campione mondiale europea. Già ci è venuto a visionare 3 volte perché ha visto che noi siamo il gruppo più numeroso in Italia che fa questa attività. Abbiamo 31 ragazzi, oggi c'è una piccola rappresentanza perché è estate, chi è in ferie e quant'altro. E lui, oltre a essere entusiasta di questo nostro numero, proprio l'altro giorno, io a Roma non sono potuto andare, mi ha chiamato e ha detto che siamo un gruppo fantastico, come staff, come ragazzi, come genitori, hanno movimentato anche il torneo, e lui ci ha detto siete una forza incredibile, e questo a noi fa piacere. Siete una grande famiglia ormai. Sì, questa è la nostra forza. Hai chiamato a me sul palco, però la mia presenza qui va divisa con tutti, perché senza l'aiuto di tutti non potremmo essere arrivati a questo punto. E poi la cosa bella è che nessuno è il capo, nessuno è il coach, ma ognuno di noi può fare ciò che vuole perché ha fiducia e sa che lo può fare. Io a Roma non ci sono stato, sono andati loro, ma è come se io fossi stato lì. Tutto si è svolto per il meglio, i ragazzi si sono divertiti, i genitori si sono divertiti e questo a me fa piacere. Abbiamo formato un gruppo per me unico e perciò è bello. Io ho fatto agonismo per tanti anni, professionismo, ma le soddisfazioni che sto avendo con questo gruppo da 5 anni è qualcosa di meraviglioso. Ma il prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, adesso ci riposiamo. Abbiamo avuto un invito per il 3 a Cassino, che c'è un torneo in piazza, mi hanno chiamato proprio ieri e oggi ne avrei parlato con i collaboratori e con i genitori per vedere se possiamo mandare una rappresentanza lì. Poi ci riposiamo e poi da metà settembre rinizieremo e forse parteciperemo ai campionati nazionali ragazzi Down. Wow. A fine ottobre, inizio novembre. Complimenti. Intanto il presidente. E devo dire che questa amministrazione ci sta dando soddisfazioni. È la prima volta in 5 anni che ci è stato concesso mezz'ora in più per fare allenare questi ragazzi, che sembra poco mezz'ora in più, ma per noi è di vitale importanza. Ci ha seguito, è stata presente alle feste di Natale, è stata presente alla manifestazione della giornata nazionale Down, abbiamo fatto un piccolo convegno, sono presenti qui e questo a nome di tutti i genitori soprattutto e dei ragazzi vi diciamo grazie, grazie, grazie. Grazie a voi per l'ascolto. Ringrazio Pasquale per l'invito e poi per ultimo, ma non ultimo, vorrei ringraziare
Mimmo Variale, in arte Mimì, che ci ha regalato quest'inno, che è un inno allo sport, alla vita, al divertimento, che noi cantiamo veramente con felicità e con orgoglio. Dà una carica tremenda. Sì, è molto... ci ha messo un annetto, me l'aveva promesso, l'ha fatto e noi ne siamo grati infinitamente. Grazie mille. Ragazzi, questa è vostra. È chiaro che la targa comprende tutti, non solo l'allenatore, ma tutto lo staff, le famiglie, i ragazzi, perché grazie ai ragazzi si è creata una bellissima famiglia e forse la prossima volta, caro Nicola, a Natale invitiamo un po' tutti a condividere insieme perché è bello. Grazie per quello che fate. Grazie a voi e grazie a tutti. Dobbiamo comunque aiutare a tutte le persone che hanno problemi e grazie a te che lo fai ogni giorno attraverso le tue storie, attraverso le tue foto che metti su Instagram, attraverso una persona che manda sempre messaggi positivi e quindi facciamo un applauso. Non sanno dove andare. Guidami, guidami tu. Non ci sono stelle su di me. E tu mi svelerai il segreto della tua allegria. E poi, come si fa? Vi faranno suonare Mimì Variale e Bagaria Band. Noi ci vediamo dopo e gli applausi adesso sono solo per loro. A dopo. Grazie, grazie a tutti, grazie a Pasquale Gabriele, grazie al sindaco Paola Villa, grazie a Cristina Daniele che anche stasera è qui con noi, grazie di cuore. Grazie a Laura Miola. Se mi alzi un poco poco mi fai. Scema piccolina, di la tutta valida, la mamma devo capire, vai Torino! Guardate la serata, intendiamo intitolare una strada, o meglio ancora uno slargo sul mare, a Pino Daniele. Applauso. Riteniamo un attimo, non è perché tu sei carina devi parlare solo tu. Riteniamo che Pino Daniele abbia dato tantissimo alla nostra città, che il legame artistico-culturale sia intenso, sia stato proficuo. Come sapete Pino Daniele ha vissuto qui e quindi io chiamerei sul palco, rubando il ruolo alla nostra Laura, Cristina. Allora, innanzitutto... Buonasera a tutti, scusate. Innanzitutto una serata piena di emozioni, al di là della musica, no? Le emozioni dei ragazzi. I ragazzi di Basket Forever, in realtà Nicola ha ringraziato della mezz'ora in più e ha detto quanto è importante. Quando noi l'abbiamo incontrato per la prima volta, io non ho capito. E lui ha detto, mi disse, guardi sindaco, a noi serve un quarto d'ora in più. E io dicevo, ma Nicola, ma un quarto d'ora? E lui disse sì, perché i ragazzi quando finiscono di giocare poi devono continuare a farsi, a caricarsi. E poi sono andata a un allenamento e ho capito che quella quarto d'ora era poco. E quindi per sbaglio abbiamo messo mezz'ora, per sbaglio, uno sbaglio fatto bene. E quindi e quella mezz'ora vale più, me lo permettete, di tutto l'allenamento, dell'ora di allenamento, perché loro si divertono come pazzi in quella mezz'ora, fanno delle cose
è una cosa incredibile, quindi, però bisognava vederlo, come tutte le cose, no? Te le devono spiegare, te le spiegano, sì, ma valle a vedere, cosa che mi sembra che sia anche il messaggio della canzone, no? E Guidami è una canzone che io già avevo ascoltato, sollecitata da Pasquale Di Gabriele, e in realtà ho visto proprio questo, cioè sono tutte difficoltà, però le difficoltà le devi toccare con mano, non le devi conoscere e poi superarle. Sì, anche per parlarne, perché poi alla fine, insomma, per non essere tuttologi di ogni cosa, no? Di discutere di ogni cosa. Io sono particolarmente emozionata perché anch'io, c'è Cristina. Anch'io. Lei è la figlia del grande Pietro. Ecco. Ecco. Grazie per l'affetto. Grazie per il racconto all'amministrazione nazionale. In particolare, se posso, Mimi Variale, tutta la Bagheria Band. Sì. E sono contenta di aver conosciuto te, Laura, e di condividere questa serata. Il tuo sorriso può cambiare il mondo. Che è la mia seconda serata, per la sì, sì. Ci hai fatto l'onore di essere qui questa sera nonostante grazie a voi che mi avete invitato, soprattutto dovuti alla fondazione. Sì, noi abbiamo la fondazione Pino Daniele Trust, che è stata creata da mio fratello Alessandro, che è il presidente, e insomma ci occupiamo di portare avanti tutti i valori in cui ha sempre creduto mio padre, a parte l'amore per la musica, lo studio dello strumento, il rigore, la solidarietà, anche il rispetto dell'ambiente, delle etnie. Sì, insomma, la musica fa grandi cose, è importante. Sì. Allora, intanto vi presento i miei compagni di avventura, Bagheria Band. Lui lo presento alla fine perché non lo conosce nessuno, quindi lo lascio alla fine. Alla chitarra, Biagio Liccardo. Alla batteria, Ernesto Castiglione. Il mio primo amore musicale, Walter Marra al basso. Questo qui non so chi sia, si è presentato, però mi hanno detto che di Cassio Square Garden, Tony Montanaro. E i song belli, per 3 ore, mi variare, sei distratto, ti devo dire, un poco, alla sul cavallo. Allora, raccontare, adesso usciamo da questo momento, Pino Daniele, attraverso la sua musica, attraverso la sua autenticità, è difficile in pochi minuti. È un artista che ha veicolato la musica partenopea in una dimensione che fino ad allora non esisteva. Questo è il dono dei grandi, quello di inventare emozioni. Questa è la sua grande eredità. Ringrazio Cristina di questo. Io farei un applauso perché è difficile poter raccontare Pino Daniele un po'. Noi lo faremo un po' a modo nostro e quindi ci perdonerete qualche nostra follia musicale. Grazie. Stiamo ripetendo gli effetti. Ci siamo? No, non posso vedere Cristina ballata. Non lo raccontate. Ehi, tutti insieme. Si vede la pacienza su cui hai morto e a lungo più forte, e a lungo più forte. Si tu mi stai a porto dopo lui non ci sono la gente, la domanda sono tutti, a Roma come tu la sta.
Ciao Sindaco, sta qua. Salite su, salite su. Salite su con me. Salite su con me. Tutti i ragazzi su con me. Lo facciamo col flash mob questo, via. Accendiamo i telefonini con i ragazzi e via. Ci siamo? Tutti insieme, la cantiamo tutti insieme. Via! 1, 2, 3, 4. La vita della montagna ci poteva arrivare al coscio, non è sempre più. Però se sta con catena. Se la facciamo così è bellissima, eh? Oh! Però non so sta porca, ci metti un video. Oh! Yes, I know. Questa serata perché volevamo dare un'immagine diversa di quando si parla di disabilità, e questa parola ci fa paura. E poi devo dire, attraverso Nicola Santoro, lo ringrazio di cuore, ho capito tante cose, come ci si relaziona con i ragazzi, e anche attraverso il mio lavoro e conoscendo Laura. E quindi sdoganare questa parola, abilità, disabilità, è un concetto che abbiamo messo noi per semplificare, ma non ha senso in fondo, non ha senso. Lei può presentare benissimo e lo deve fare, perché è capace, in gamba, come i ragazzi del Basket Forever devono fare sport, devono socializzare, perché non è solo basket quello che fa Nicola Santoro, li porta in giro in tutta Italia, sono il nostro orgoglio. Basket Forever, Laura Mia. Che cosa fai? Piangi? Non ha pianto neanche al matrimonio, ci sono riusciti. Sì. Al matrimonio era algida, me lo ricordo. Dai, non è vero. Mio mamma, mi mamma è davvero favolosa, e l'ultimo applauso credo che vada proprio per lei e per tutti coloro che hanno organizzato questa grande manifestazione. Grazie. Resta un po' con me finché la luce se ne andrà, prova a fare tardi. E tu respira forte e passerà, perché sono giovane.